Ciao amici, benvenuti al nostro canale YouTube del metodo Easy Tennis Play. Oggi tratteremo il servizio, la biomeccanica del servizio. Il servizio è diviso in tre parti: la preparazione, la caduta della testa a racchetta e la fase di accerrazione, e il finale. Iniziamo con la preparazione. Allora, prima di iniziare il movimento, dobbiamo creare un piccolo nostro rituale, nel senso di poter trovare l'impugnatura, aggiustare i piedi, girarsi, mettere in posizione di partenza. Questo si può fare nel frattempo che si deve battere la pallina 3-4 volte, addirittura Djokovic batte 10-11 volte la pallina prima di iniziare il movimento. In questa fase, come si vede a sinistra, la racchetta è rivolta verso la rete, quindi la partenza deve essere con la racchetta rivolta verso la rete. Oggi trattiamo soltanto il servizio in footback. Come si vede anche nella foto, i piedi sono allargati, sono larghi, quindi c'è distanza tra i piedi. Adesso siamo pronti a far partire il movimento. Sempre nel video a sinistra, vediamo come il tronco si deve ruotare, deve fare una piccola torsione portando il braccio sinistro parallelo alla riga. Come si vede, la punta della racchetta è rivolta verso il basso. Lato destro, vediamo un pochettino. Si vede come il braccio sinistro è parallelo alla riga oppure parallelo alla rete. Il tronco è girato di fianco con le spalle leggermente più girate delle anche. In questo modo le scapole si sbloccano. Anche qui nel video a destra, la punta della racchetta è rivolta verso il terreno, come si vede anche nel video a sinistra. Arrivati qui, comincia il lancio della palla. Allora, sempre nel video a sinistra si vede come il braccio sinistro se ne va su ecco, e nel frattempo comincia il piegamento delle gambe, quindi una cosa molto importante di sincronizzare il lancio della palla con il piegamento delle gambe. Mentre il braccio sinistro va su, tutto il corpo comincia ad andare giù, quindi le gambe si devono piegare. Nel video a destra si vede ancora meglio come il braccio sinistro comincia ad andare su e le gambe cominciano a piegarsi. Quindi, per avere un'idea chiara, il braccio sinistro va su e tutto il tronco comincia a scendere, va giù. La preparazione finisce in questo modo. Col braccio sinistro, che deve essere quasi perpendicolare al terreno, come si vede in questa schermata, braccio sinistro è quasi perpendicolare. Da questa prospettiva si vede che è perpendicolare, però quando vedremo dalla prospettiva del lato posteriore, quindi
nel video a destra, vedremo che il braccio sinistro non deve essere proprio perpendicolare al terreno. Allora, nel video a sinistra si nota come la linea delle spalle è obliqua, quindi la spalla non dominante è più in alto rispetto alla spalla dominante, come si vede, perché il braccio sinistro è rivolto verso l'alto. I piedi rimangono sempre fermi, quindi come siamo partiti, così dobbiamo arrivare anche alla fine della preparazione. Il braccio, come si vede, il braccio dominante è piegato più o meno ad angolo retto in questo video a 95 gradi più o meno, quindi non è una cosa esatta, non è un angolo esatto, però deve essere piegato in basso. Invece la testa a racchetta deve essere rivolta verso l'alto. Dalla prospettiva posteriore si vede meglio come il piatto corde è rivolto ancora verso il basso. Il braccio sinistro, come si vede, sta in alto, quasi perpendicolare, ma non è perpendicolare al terreno, quello perché per il discorso delle scapole. Il gomito destro, il gomito dominante, come si vede qui, è piegato, abbiamo visto più o meno ad angolo retto nel video a sinistra. Però deve essere in linea con il tronco, quindi in linea con le spalle. L'impatto con la palla dovrebbe essere a ore 12, leggermente più in avanti per la prima, sopra la testa per la seconda, oppure leggermente a sinistra per il servizio in kick. Qui a destra si vede come le ginocchia sono piegate più o meno ad angolo retto, tutte e due. Si vede che si nota come il ginocchio non dominante, in questo caso sinistro, è più piegato del ginocchio dominante perché il peso del corpo deve essere leggermente in avanti. Dopo la fase di preparazione comincia la salita, comincia la fase della caduta della testa a racchetta e la fase di accelerazione. Allora, nel video a sinistra si vede come in questo momento si comincia il ribaltamento delle spalle insieme alla spinta delle gambe. È molto importante sincronizzare la spinta delle gambe con il ribaltamento delle spalle. Il servizio non è altro che un gesto di lanciare un oggetto verso l'alto, quindi la cosa importante è di eseguire questo gesto naturalmente, come quando vorremmo lanciare un oggetto verso l'alto, però insieme alla spinta delle gambe. Quindi la spinta delle gambe comincia con l'inizio del lancio della racchetta, con l'inizio del ribaltamento delle spalle. Vediamo un po'. Abbiamo iniziato a spingere con le gambe, la testa a racchetta rimane giù. Come si vede, anche le gambe e i piedi rimangono sempre larghi, sempre come siamo partiti. Si vede qui come la testa a racchetta è scesa. Ok. Quindi la punta della testa a racchetta è in basso, è verso il basso. I gomiti tutti e due sono piegati. E come si vede, abbiamo detto che dobbiamo salire. Si vede, si nota come il gomito sinistro comincia a scendere perpendicolare al terreno. Un'altra cosa importante è che il tronco, quando si sale, deve rimanere quasi di fianco, quasi di lato,
perché così in questo modo possiamo eseguire bene il ribaltamento delle spalle. Vediamo nel video a destra, si vede qua, in questo momento inizia il ribaltamento delle spalle insieme alla spinta delle gambe. Ribadisco, questo movimento assomiglia a un gesto di lanciare un oggetto verso l'alto, quindi questo gesto di lanciare un oggetto verso l'alto, in questo caso la racchetta, tra virgolette, non la lanciate che se no dovete comprare un'altra, comincia con la spinta delle gambe. Ecco qua, da questa prospettiva si vede la punta della racchetta rivolta verso il basso, il gomito destro è rivolto verso l'alto. E si vede meglio da questa prospettiva come il tronco è ancora di fianco, quindi soprattutto le anche devono rimanere quasi perpendicolare alla rete. Andando avanti, dopo che la testa racchetta è caduta, comincia ad andare verso l'alto. Si vede qui come è avvenuto il ribaltamento delle spalle, quindi prima siamo partiti con la spalla dominante in basso, adesso la spalla dominante è più in alto della spalla non dominante. La cosa che sento spesso della pronazione dell'avambraccio, del polso, del braccio. Allora, questa pronazione, secondo me, non va allenata, cioè non va fatta soltanto questa, perché in questo modo, quando facciamo il gesto di lanciare un oggetto verso l'alto, la pronazione avviene naturalmente. Guardate qui come la pronazione è avvenuta naturalmente, perché ho seguito un gesto naturale, il gesto di lanciare un oggetto verso l'alto. Dopo l'impatto con la palla, qui è avvenuto l'impatto, la gamba dominante rimane indietro. Si vede come qua c'è la fine della pronazione. Nel video a destra si vede meglio la pronazione. La racchetta allora, dopo la fase di accelerazione, ovviamente c'è il finale. Come deve essere? Il finale, guardate qui, dopo il salto sono atterrato sulla gamba non dominante, in questo caso gamba sinistra. Questo atterraggio si chiama atterraggio arabesque in italiano, non so nelle altre lingue che nome gli hanno dato. La gamba dominante, come si vede, rimane arretrata, rimane indietro, che si atterra sulla gamba non dominante. Nel video a destra si nota meglio guardate qui la gamba dominante, si vede dietro il piede dominante e l'atterraggio sulla gamba non dominante. Guardate qui, la gamba dominante rimane arretrata e si atterra sulla gamba non dominante. Sempre a sinistra si nota come nel finale la testa racchetta
e indietro, la punta è racchetta e indietro. Anche nel video a destra si nota come la racchetta è indietro. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi suggerisco di seguire il nostro canale YouTube, Metodo Easy Tennis Play, come anche la nostra pagina www.metodoeasytennisplay.it, dove c'è il blog, la nostra pagina blog, dove mettiamo tutti i video che stanno su YouTube. Vi auguro buon tennis, buona vita e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!